Alex Belli perde il controllo dentro la casa del grande fratello VIP. Poche ore fa, nella casa di Cinecittà, si è scatenato il caos. Protagonista assoluto, Mr. Alex Belli. Sì, ancora lui. Un periodo non semplice per l'attore parmense, venuto a conoscenza del bacio tra Delia Duran e un altro uomo, proprio nell'ultima diretta. Ma ciò che ha scatenato l'ira di Alex non è legato a questo fatto, tutt'altro. La sua rabbia è esplosa nel momento in cui gli autori hanno fatto pervenire ai concorrenti dei messaggi da parte dei loro cari o comunque di persone a loro vicine. L'unico a non aver ricevuto nulla è stato Alex. Nulla di nulla, né da parte di Delia né da parte dei suoi familiari. L'attore non ha preso affatto bene la cosa, tanto da dirigersi furibondo verso la Porta Rossa, cominciando a sferrare pugni e calci. Il tutto condito da una buona dose di insulti e parolacce. Le urla di Alex si sono udite in tutta la casa, così come la richiesta di aprirgli la porta. A questo punto Soleil lo ha invitato a non fare certe scenate. Parole che hanno scatenato ancora di più Alex, il quale ha urlato nuovamente di volersene andare. Un vero psicodramma in diretta TV, con una situazione che è andata fuori controllo. La regia è stata costretta a cambiare inquadratura, silenziando poi anche i microfoni degli altri concorrenti che stavano parlando della faccenda. Qualcosa però è sfuggito dalla regia, visto che si è sentita Valeria Marini dire che Alex ha reagito in quella maniera, forse perché si è reso conto di non aver più tutto sotto controllo e non sa cosa sta succedendo fuori dalla casa. Dopo aver sfogato tutta la sua rabbia, Alex è stato chiamato in confessionale, dove è rimasto per una ventina di minuti. Non è dato sapere cosa gli abbiano detto gli autori, sta di fatto che quando è tornato in casa si è comportato come se nulla fosse successo. L'attore infatti si è messo a ballare insieme a Miriana e Biagio e a suonare il pianoforte con Manuel Bortuzzo. Una cosa è certa, nonostante l'ennesima minaccia di lasciare il gioco, l'attore è ancora nella casa del grande fratello VIP. Resta da capire come si evolverà la questione legata a Delia, ma anche quella con Soleil, che dopo l'ultima diretta ha preso un po' le distanze da Alex. Anche in questo caso non è la prima volta che succede, e c'è chi sospetta, ancora una volta, che il tutto faccia parte della famosa sceneggiatura scritta per il trio da Ciccio Pasticcio. Sui social intanto è scoppiato il caos. Moltissimi utenti chiedono che vengano presi seri provvedimenti contro Alex per tutto quanto accaduto in queste ore. Parolacce, insulti e gesti inconsulti che meritano sicuramente una punizione. Si attendono notizie da parte della produzione che questa volta non potrà certo far finta di nulla. Quale provvedimento verrà preso contro Alex? Come vi sembra Alex Belli? Vero o finto? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.